Questa idea di organizzare questo convegno oggi nasce dal confronto tra noi giovani, dalle paure e dalle mille domande che ci poniamo quotidianamente. Ho deciso di farlo proprio qui all'università, nell'ambiente universitario, perché appunto credo sia un tema di fondamentale importanza, soprattutto tra i giovani, anche dagli ultimi dati che si evincono anche da un articolo del giugno 2018 della Repubblica, dal quale appunto si evince che i giovani malati di AIDS tra i 25 e i 29 anni sono in continuo aumento. Quindi parlare di questa tematica di fronte a una platea così giovane è di estrema importanza per informare, per educare anche, no? Perché comunque quello che manca magari forse anche nelle scuole, nell'università, è appunto magari anche l'educazione sessuale che potrebbe aiutare a prevenire determinati tipi di situazioni poi difficili da superare. Se appunto scoperte in una situazione tardiva. L'università ha risposto molto bene, anche i docenti che abbiamo contattato non abbiamo avuto nessun tipo di problema, quindi speriamo di appunto creare informazione, perché appunto credo che prevenire, informarsi, come dicevano gli antichi, è sempre meglio che curare.